Conosco questa tana da parecchi anni. La cosa strana è che nel periodo estivo e primaverile trovo corvine, mentre nel periodo invernale trovo solo orate. Decido di fare un altro tuffo. In mezzo alla polvere noto la sagoma di un pesce. Non so di che pesce si tratti. Sparo e durante l'estrazione, con stupore, vedo che è una corvina. Mentre in questo sasso trovo corvine e a volte pure dei saraghi. Ho notato un branco di grosse corvine. In mano ho un fucile con la fiocina. Sto tentando di avvicinarmi, ma so che con questo fucile, se non sparo veramente da vicino, corvine così grosse è difficile catturarle. Quindi preferisco lasciarle risalire in superficie e cambiare arma. Ho preso un metal da 95 cm. Eccola, è proprio lei, la corvina che avevo visto. Veramente una gran bella corvina. Facendo un altro tuffo nella zona e in questa zona di roccia e sabbia priva di tane ho notato delle corvine poggiate sul fondale. Sto tentando di catturare la più grossa in caduta. Da uno scatto e non voglio tentare un tiro improvvisato. Fortunatamente si va a intanare in quella pietra. Mi affaccio e tendo la cattura. Ho Eh sì, era proprio lei. Ne sono sicuro perché avevo memorizzato queste macchie bianche davanti agli occhi. Facendo delle planate a mezz'acqua, ho notato dei pesci schiacciati sul fondale. Faccio un tuffo mirato e vado a vedere attentamente di che pesci si tratta. Noto quattro corvine e un sarago. È sempre una bella emozione quando riusciamo a catturare più di un pesce con un solo tiro. Questo sarago era in tana, infatti a volte
Succede di controllare una tana senza aver visto intanare nulla e trovarci dei pesci dentro, che possono essere saraghi, corvine, qualche cernia. Possiamo dire che è questo il vero istinto del pescatore. Ovviamente per quanto riguarda la pesca in tana. Sto scendendo in una piccola zona di roccia nella sabbia. In questa zonetta ci trovo sempre molta vita, branchi di saraghi, cernie bianche, dendici, pure qualche ricciola. Durante la discesa sto vedendo veramente poco, ho visto solo un sarago. E decido di catturarlo. Un tiro ben piazzato mi ha permesso di catturare questo pesce. Quando non riesco ad effettuare tiri precisi, preferisco sempre afferrare il pesce con le mani. Adesso mi sto andando ad affacciare in una tana di corvine molto conosciuta. Può capitare all'incontro pure con una cernia. C'era una corvina e, come pensavo, era smaliziata, dandomi veramente una piccola frazione di secondo per scoccare il tiro. Attorno a un sasso noto delle corvine. Scendo concentrato e vado a guardare all'entrata della tana. È veramente una pietra molto ricca. Ci sono molti pesci tranquilli. Essendo una pietra aperta e larga, so che ho solo una possibilità. Mi godo per qualche secondo lo spettacolo e poi catturo la più bella. Sto andando a visitare uno spot di pesca. Oggi sono in compagnia di un amico. L'acqua limpida gli permette perfettamente di assistere la scena e di guardare tutto ciò che sto facendo. Una volta arrivato in prossimità del fondale, noto dentro un buco un paio di corvine. Quando arrivo in prossimità del fondale, questa corvina tenta di abbandonare il rifugio, tentando di dirigersi in acqua libera. Infatti, come ho detto più volte anche nei video passati, ci sono due tipologie di corvine, quelle che vivono in acqua libera e quelle che vivono prettamente in tana.